Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video curiosità. Qualche giorno fa, nella parte community del mio canale, ho fatto un piccolo sondaggio dove chiedevo quale personaggio desideravate che portassi sul canale. Parliamo del secondo arrivato del sondaggio, Mysterio. Una delle cose molto importanti da dire su Mysterio è che non esiste solo uno. Infatti ne esistono ben tre: Quentin Beck, Daniel Burkhardt e Francis Klum. Mysterio apparve per la prima volta in The Amazing Spider-Man numero 13 nel 1964, come antagonista del nostro caro Rampicamuri. Su grande schermo, quest'anno, sarà la prima volta che vedremo Mysterio. Nel 2013, però, abbiamo sfiorato l'idea di vederlo insieme ai Sinistri 6 contro Andrew Garfield. Questo però non avvenne per gli scarsi incassi di The Amazing Spider-Man 1 e The Amazing Spider-Man 2, che non superarono nemmeno quelli di Spider-Man 3. E questo è tutto da dire. Sinceramente, a me quei due film sono piaciuti. Il primo è piaciuto più del secondo, però a me sono piaciuti. Mysterio lo troviamo anche nel videogioco della PlayStation 2, Spider-Man 2. Qui lo troviamo inizialmente come Quentin Beck, un tecnico di effetti speciali hollywoodiani che cercava di smascherare il nostro caro Rampicamuri, perché secondo Beck tutti i suoi poteri erano una semplice montatura. Poi in seguito lo vedremo nei panni di Mysterio, che facendo finta di essere un alieno simulerà un'invasione. Come già detto, dopo Quentin ci furono altri due Mysterio. Ma come diventarono così? Daniel era il compagno di cella di Quentin e dopo la sua presunta morte diventò un Mysterio grazie a J. Jonah Jameson, che lo assunse per far finta di essere il fantasma di Beck e far diventare pazzo il nostro Rampicamuri. Mentre Francis, che è un mutante teleporta, diventò Mysterio acquistando il suo costume e i suoi accessori su eBay. Così, semplice. Oltre a questi tre Mysterio ne apparve un quarto, nella serie di Superior Spider-Man. Questo quarto Mysterio si chiama Mysterion e combatté contro Superior Spider-Man e The Punisher. Mysterio apparve in realtà per la primissima volta in The Amazing Spider-Man numero 2. Però questo personaggio non era Mysterio, ma erano degli alieni, camuffati da esseri umani, che cercavano di recuperare dei segreti militari. Mysterio in realtà non possiede nessun potere, ma tutto ciò che fa è grazie agli effetti speciali. Infatti lui, prima di diventare un super cattivo, era un tecnico cinematografico di Hollywood e un grandissimo appassionato di chimica ed ipnosi, ma oltre a questo nulla di più. E dopo questo nulla più. Mysterio ha combattuto anche contro Matt Murdock, che per chi non lo conosce è Daredevil. Però il loro scontro è a dir poco agghiacciante, perché Mysterio cercò di far impazzire Daredevil, assoldando Bullseye per far uccidere la donna della vita di Matt, Karen Page, quella lì con gli orecchi a sventola nella serie. Quella. Questo portò Devil a odiare a morte Mysterio, che in seguito si suiciderà come fece Kraven il Cacciatore, sparandosi in testa. Però la sua morte non durò tantissimo. Infatti Beck apparirà anche in Superior Spider-Man perché gli inferi volevano fargli ripristinare l'equilibrio cosmico. Ma che c***o ho appena detto? Mysterio ha un account FaceSpace. Per chi non lo conosce, questo FaceSpace è una parodia di Facebook e MySpace. E qui Mysterio carica le sue foto e i suoi stati e chatta insieme a Dr. Doom, Rhino, Boom Boom dell'X-Men e tanti altri. Ok, vado a chiederle subito un'amicizia, un attimo. Beck ha una figlia di nome Misty, la solita fantasia della Marvel. Come già detto, Mysterio è un personaggio molto disturbato, però nella serie vecchio Logan la sua cattiveria supera ogni aspettativa. Qui Mysterio perfezionerà i suoi poteri e convincerà Logan che la scuola è sotto attacco. Quindi Wolverine, tratto in inganno da questi effetti speciali, ucciderà tutti i presenti nella scuola di Xavier. E dopo aver capito l'errore commesso, Wolverine si butterà sotto un treno, ma non per uccidersi, ma per punirsi, e in seguito diventerà un pacifista. Ragazzi, il video si conclude qui. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ricordatevi, sempre se volete partecipare al mio video, di mandarmi i vostri video nel frattempo che mi donate la vostra energia. Entro sabato. Detto questo, come già detto, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto vi chiedo di lasciare un bel like, condividere e iscrivervi al canale, naturalmente attivando la campanella, perché se l'attivate renderete un piccolo Jedaru puccioso felice. Comunque ragazzi, ricordate che qui sotto in descrizione trovate sempre le mie pagine social e dei canali che vi consiglio. E sempre più sotto la descrizione troverete commenti, dove potete scrivermi cosa ne pensate di questo video, di questo personaggio, ma soprattutto potete consigliarmi anche qualche personaggio, sempre con l'hashtag curiosità. Grazie ancora per la visione, noi ci vediamo qui, sempre questo canale fatto di fidanzate sfruttate. No, la faccia no. Ciao ragazzi, alla prossima. Houston, abbiamo un problema, Houston.